Ciao amici e amici, io sono Alex. E io sono Sivi. E io sono Stefano Piffer. E questa è l'enciclopedia dei cartoni di Nigirain. Gira, gira insieme a noi, 80 giorni e poi il mondo noi l'avremo visto. Tutto qui si fermerà, aspetteranno solamente noi. Il giro del mondo di Willy Fogg è la versione cartone animato del celebre libro di Verne, Il giro del mondo in 80 giorni, una produzione nippo-spagnola che è piombata nelle TV italiane nel 1985. La differenza è che qui i protagonisti sono animali, con tutti gli stereotipi del caso. Il personaggio principale è un leone, il cattivo, il lupo, l'ingannatore, la volpe. Insomma, manca quello che mangia come un maiale, ha la febbre da cavallo, dorme come un ghiro, poi ci sono tutti i modi di dire animaleschi degli ultimi 400 anni. Capra! Siamo in Inghilterra, dove i ricconi del Reform Club, che è tipo il Rotary ma meglio, mentre sono lì che giocano a biliardo, se ne vengono fuori con una scommessa. Willy Fogg, leone in completo marrone, cravatta a bastone cilindro ma niente scarpe perché cribbio siamo pur sempre bestie, scommette 20.000 sterline con i suoi colleghi di essere in grado di fare il giro di tutto il pianeta in 80 giorni. E che ci vuole, direte voi? Vado alla Malpensa e il gioco è fatto. Sì, bravi, siamo nel 1800, quindi niente Boeing con hostess o con quelle ridicole spiegazioni che ti dicono cosa fare in caso di disastro aereo che sono appiccicate sugli schienali dei sedili. Accettata la sfida, ecco l'inghippo. Il lupo Sullivan, responsabile della Banca d'Inghilterra, non vuole che il leone vinca e quindi lo ostacola piazzandogli alle calcagna la volpe transfer. Non solo, alla caccia di Willy Fogg ci sono anche due agenti di Scotland Yard che sospettano il protagonista di un furto alla stessa banca. Il leone, peraltro, è un personaggio un filino pedante con l'ossessione della puntualità. È di nuovo in ritardo di 20 secondi. Con una serie di manie ossessive. Ancora due gocce di latte e sarà perfetto. Parte per l'impresa assieme al neo maggiordomo Rigodon e alla mascotte Tico. L'unica tappa italiana non prevede località molto note all'estero come Roma, Venezia o Napoli, ma una cittadina che solitamente non trova mai molto spazio. Punto di partenza Londra. Londra, Parigi. Parigi, Brindisi. Un urrà agli amici della Puglia. In ognuno dei 26 episodi, eccolo affrontare inghippi contrattempi o improvvisi colpi di fortuna, come quando riuscì a sfruttare una mongolfiera che gli permise di recuperare diversi giorni. Una delle puntate principali è ambientata in India, dove salverà la principessa Romy, una gatta che lo seguirà nel suo viaggio, sempre vestita con l'abito tipico. Anche Fogg, del resto, ha sempre il medesimo abito color accidenti, dove ho messo l'imodium. E quindi lascio a voi il ragionamento nell'indossare lo stesso vestito simile invernale per 80 giorni di fila, viaggiando in continuazione e soprattutto con tutte e quattro le stagioni da affrontare. Tornato in Inghilterra in tempo per la vittoria, Fogg viene arrestato da Scotland Yard per quella storia della rapina. Lui riesce a dimostrare la sua innocenza, ma ormai è tardi, gli 80 giorni sono passati. La terra però gira, ed ecco che cosa scopre. Avendo viaggiato verso est, Fogg si rende conto di avere guadagnato un giorno. Si scapicolla nel suo prestigioso club, dice «Mi spiace, signori, di avervi fatto attendere sin dall'ultimo», e l'anime, o meglio il cartone, finisce con il nostro eroe che sposa pure la gatta. E infine la sigla. Se il cartone può piacere o non piacere, la sigla invece è proprio orecchiabile. Sono gli Oliver Onions ed è realizzata in modo che a cantare sembri proprio il protagonista. E con questo abbiamo finito. Ciao, alla prossima. Alla prossima, ciao.